Siamo tornati nuovamente in diretta, sempre qui su Tele Molise, canale 11 in Molise e Abruzzo e ovviamente anche sui social, con tanti contenuti anche aggiuntivi diversi rispetto a quelli che state vedendo in televisione, quindi andate a spulciare sia il nostro profilo Facebook, quello Instagram, il nostro canale YouTube, iscrivetevi, mettetevi mi piace, seguiteci. Ecco, oggi il pretesto e il motivo, diciamo, ufficiale per dire: seguiteci con costanza, soprattutto se abitate fuori dal Molise, fuori dall'Italia, perché abbiamo l'orgoglio di volervi trasmettere quello che si fa qui, se non siete molisani. Se siete molisani abbiamo il compito, il dovere e il piacere di rendervi, diciamo, conto e testimonianza delle emozioni che si possono vivere stando qui. Ecco, anche sul mistero di San Leonardo, questi piccoli carcerati con questi oggetti in terracotta che ci ricordano il fatto che una volta a Campobasso c'erano effettivamente, andando appunto dalla fine di Sant'Antonio Abate verso poi Fontana Vecchia, c'erano le botteghe che si occupavano delle terracotte, delle ceramiche, perché all'epoca, soprattutto appunto nel trasporto dei liquidi alimentari, ossia acqua, vino, insomma quant'altro, si utilizzavano proprio questi recipienti, queste anfore, che poi nella terminologia dialettale vengono chiamati in diversi modi, ma insomma quello è che accadeva. Bene, mentre ci prepariamo anche a salire, penso, sul balcone di Palazzo di Città, qua abbiamo praticamente un municipio contornato da gente, da pubblico. E quindi il pubblico c'è e tanto, probabilmente, diciamo, è uscito un po' più tardi perché voleva rendersi conto di cosa avrebbe fatto Giove Pluvio, ma la voglia di abbracciare i misteri al loro passaggio non manca mai. E quindi penso sia bello pensare che siano arrivate anche persone magari già in vacanza sulla costa, dove il clima in questi giorni è comunque più gradevole e più stabile, abbiano pensato di fare una puntatina verso l'interno in questa mattinata. Corpus Domini e chiusura delle scuole diciamo aprono un po' quella che poi è l'estate, non da un punto di vista, diciamo, delle stagioni, cioè non c'è un solstizio domani, ma da domani per molti inizia l'estate, nel senso di riposo, faccio altro, ma nel frattempo io fino a Corpus Domini, fino a quando le scuole sono aperte, rimango ovviamente in città. Vedremo che cosa accadrà, ma nel frattempo vediamo anche passare i misteri con una delle bande e quindi lasciamo anche il sonoro con questa presa dall'alto che è molto bella. Eccoci, siamo pronti a dare la linea alla collega Gabriella Laurelli che con Monsignor Brigantini, prima della benedizione, tra qualche po' di minuti sarà appunto benedizione. A te Gabriella. Grazie Giuseppe, siamo qui all'interno appunto del municipio in compagnia del Monsignor Brigantini e siamo giunti, ecco, all'atto finale, alla benedizione, un momento molto importante. Sì. È il momento del grazie,
grazie a Dio che ci ha tenuto ancora qualche attimo di attesa per la pioggia che tutti prevedono, ma speriamo che non venga. Grazie a chi ci ha consegnato lungo la storia i misteri, in particolare di Zinno. Un grazie a chi oggi li cura, lì come l'Associazione dei Misteri. Un grazie a tutti i sacerdoti che ci regalano l'Eucaristia ogni domenica, ogni giorno. E un grazie al popolo di Campobasso. Grazie anche perché ha pregato molto per la mia salute e io sono grato a Dio che me l'ha restituita. E quindi ecco, la giornata di oggi è la giornata del grazie. L'Eucaristia infatti è un grazie perenne che diventa Eucaristia perché tu, dicendo grazie, costruisci relazioni nuove, crei alleanze, crei pace, spezzi il pane e lo doni a tutti. Questa è la bellissima realtà di oggi. Grazie. Una giornata molto importante, la giornata del Corpus Domini, che si fonda con la tradizione, la storia e la cultura di questa città. Sì, ormai è parte integrante, diremmo che il Campobasso vive di questa giornata, vive di questa esperienza bellissima. Siamo lieti perché è una festa di popolo, siamo tutti coinvolti, dai piccolini, i bambini ancora in carrozzella, ai nonni, tutti siamo collegati e coinvolti ed è veramente molto molto bello. Grazie. Grazie a lei, grazie. Ecco Giuseppe, siamo giunti quindi alla parte quasi finale della sfilata, siamo quasi pronti ecco, per la benedizione, ti restituiamo la linea nell'attesa appunto della benedizione. Grazie a Gabriella Laurelli e grazie ovviamente a Monsignor Brigantini che ha sottolineato come sia una festa di popolo. Quindi una di quelle occasioni in cui tutti si ritrovano e tutti condividono questo clima di festa. Suppongo che il nostro cameraman, la Steadicam, prossimamente si dia una carriera musicale, visto che quest'oggi ci ha restituito con una fedeltà importante proprio il Mosè più volte. Beh, è bello, fa parte anche questo, diciamo, dell'essere, diciamo, del Corpus Domini, no? E poi abbiamo attesa per la benedizione. Come dicevamo, siamo già su Viale Elena, veramente diciamo ci si vuole mettere con le spalle al coperto, ma va benissimo così. Quindi mentre sulla parte finale del corso ci sono ancora i misteri in fila, già comunque si svolta verso la benedizione e ricordiamo che appunto dopo la benedizione la nostra intenzione è quella di seguire i misteri anche verso la svestizione. Non esisteva questo termine, un po' ce lo siamo inventato qualche anno fa, adesso tutti quanti, diciamo, nel gergo comune lo indicano così, ossia si rientra al museo e si rientra in quella che sarà poi la dimensione dei prossimi 364 giorni in cui gli ingegni saranno fermi, ma come dicevamo sempre visitabili con questo museo di Via Trento che è poi a due passi dal corso, che tutto l'anno può essere visitato e che accoglie gli ingegni senza figuranti ovviamente. E il corso che continua comunque a essere ricco di gente, ricordiamo che ci sono anche poi altre zone della città che sono dedicate alle cosiddette bancarelle, ma anche quella, la festa di popolo a cui faceva riferimento Monsignor Brigantini, una festa di popolo deve avere diciamo tanti argomenti, tanti momenti, tanti luoghi, in modo da accontentare un po' tutti. E quasi tutti, almeno gran parte di quelli che insomma possono, escono per un motivo a Corpus Domini. Voglio vedere la sfilata, voglio semplicemente riabbracciare qualcuno, mi serve il servizio di piatti, la butto così, spesso le mamme, le nostre mamme, insomma la generazione che era tra le mura casalinghe negli anni, nei decenni passati, aspettavano il Corpus Domini per, anche per quello, insomma. E sicuramente è una festa di popolo che riesce nel contempo ad essere una radice culturalmente
robusta, un coinvolgimento sicuramente elevato e anche uno spirito, diciamo, abbastanza leggero, così come deve essere una festa. Le nostre telecamere ci mostrano ancora appunto i diavoli di uno dei misteri che sono ancora sul corso Vittorio Emanuele. Lo scannetta alert, che abbiamo detto più volte, è praticamente entrato nel linguaggio comune. Gli applausi che sono importanti, perché insomma fare questo e sentire il calore degli applausi è sicuramente confortante per coloro che sono impegnati nel mistero, sia per i figuranti che per i portatori. Immagine quella di Viale Elena, che ripresa dall'alto appunto fa capire come le due parti della festa vanno a compenetrarsi. Ci sono le bancarelle, quello sarà tra virgolette lo struscio di chi andrà comunque a farsi un giro nella serata, sperando appunto del tempo clemente, ma nel frattempo è il passaggio della processione e sicuramente appunto un momento anche questo bello da vedere da su, perché vi dà proprio l'impressione di come ogni spazio del centro città sia in qualche modo come dire, utilizzato per fare festa e in qualche modo appunto ogni angolo trova un suo perché, un suo ruolo. Ecco, la nostra camera mobile che dal basso sta aspettando l'arrivo dei misteri. Vediamo questa prospettiva, Palazzo di Città a destra, le bande che si stanno posizionando comunque per fare la giusta cornice. Sulla sinistra, magari, se vogliamo anche dare uno sguardo alle tante persone che stanno nel frattempo accalcandosi come diciamo pubblico, tra virgolette, eccoci perfettamente. Possiamo farci una camminata proprio di quelle che ci fa notare quante persone, anche perché alla fine della camminata probabilmente ci troveremo di fronte proprio i misteri che man mano si vanno a posizionare. Palazzo di Città con ovviamente i simboli a cui faceva riferimento Giovanni di Tota nel suo collegamento precedente. Quindi il rosso e il blu, i colori della città, ma anche crociati e trinitari, che sono appunto le fazioni che molto spesso vengono ricordate andando indietro nei secoli. Possiamo magari avvicinarci proprio all'imbocco di questa parte, quindi andare in fondo con la stella, proprio così da avere un contatto diretto in direzione opposta e contraria con i misteri. Mi sono improvvisato regista, sempre giornalista faccio, sempre quello sono, però ogni tanto mi permetto anche di dare qualche piccolo consiglio. Il balcone delle autorità, quest'anno abbiamo
diciamo, inquadrature leggermente più larghe e comunque anche nelle interviste una certa parsimonia, perché lo ricordiamo, siamo comunque in clima di par condicio, quindi ci sono delle regole che vanno rispettate e per questo appunto utilizziamo anche quello che prescrive la legge in tal senso, sia nelle inquadrature che nella conduzione. Stanno arrivando i misteri, li andiamo incontro, li abbracciamo insieme e lo facciamo insieme a voi. Bene, gli applausi ovviamente e i misteri che man mano vanno a posizionarsi, tra pochissimo la benedizione. Prima abbiamo visto un'inquadratura del Palazzo di Città con il balcone che è stato anche in questo caso ecco, addobbato. Volevo ringraziare in questo, diciamo, anche chi ha donato e realizzato rispettivamente quegli addobbi, un imprenditore e un maestro, diciamo, dell'arte fioristica, Massimo Maio Gaetano Perrelli, che appunto si sono dedicati a questo perché, diciamo, anche la cornice di verde è sicuramente bella da vedere. Quindi grazie Massimo, grazie Gaetano, che tengono per la loro città. E stanno posizionando appunto i misteri. Questa è un'operazione abbastanza delicata perché bisogna avere la giusta distanza, la giusta prospettiva, ma ovviamente i portatori sono esperti, quindi insomma sicuramente sanno il fatto loro. Ovviamente la presa diretta ci fa capire anche quanto sia importante gestire proprio l'ordine e la logistica in questi momenti che sono abbastanza come dire, importanti. Bisogna appunto spostarsi perché comunque, come dicevamo già, bisogna avere la distanza, lo spazio di manovra. Immaginate appunto che questo carro, ce ne sono alcuni che sono particolarmente larghi, insomma va manovrato a trazione umana, non è proprio la cosa più semplice del mondo, ma loro lo sanno fare benissimo, molti di loro sono esperti, lo fanno tutti gli anni e ovviamente anche chi li conduce ha la padronanza per farlo, quindi piccoli tasselli, piccole sfumature che si aggiungono proprio a questa conoscenza dell'elemento misteri che stiamo appunto man mano vedendo
come va a comporre poi questo mosaico, tutti e 13 di fronte al Palazzo di Città per la benedizione. Lo scannetto che passa ancora una volta, che è fondamentale, per una delle ultime volte sentiremo poi Scannetta Alert, che appunto l'invito all'azione, la call to action, come direbbero gli esperti di marketing, ma qui si parla invece di tradizione pura, quando appunto un Campobassano deve fare qualcosa dice Scannetta Alert, mentre quando deve riposarsi succede questo. Ecco, hanno posizionato il mistero sugli scannetti, non chiamateli mai cavalletti, mi raccomando. Abbiamo la cornice appunto di una parte della piazza, anche in questo caso dall'alto, una delle bande che hanno accompagnato questa processione, questa sfilata e questa diretta, e ovviamente bisogna anche mettere, perché no, una sorta di cancello, altrimenti tutti vorrebbero essere lì in quel momento. Sono tante le persone che vorrebbero partecipare a un momento del genere, quindi insomma si capisce quanto importante e partecipata sia il momento che ci apprestiamo a vivere. Un momento che ci apprestiamo a vivere con un po' di anticipo rispetto a quello che sarebbe stato normalmente, siamo forse un quarto d'ora abbondante, probabilmente anche di più, 20 minuti in anticipo rispetto al consueto, bene così però, perché questo darà la possibilità ai portatori di andare a casa a pranzo e a sistemarsi un po' prima, ma nel frattempo sicuramente ha dato la possibilità di portare fino alla benedizione senza nessun imprevisto meteo tutta la sfilata, ed è già una bella conquista, soprattutto relativamente al clima e al meteo che c'è stato in queste ultime settimane ormai, di questa perenne primavera che fatica a sbocciare, come ha detto qualcuno, trovando una sintesi estremamente efficace qualche giorno fa. Allora, la posizione, belle sempre queste immagini che ci danno proprio in live, gli ultimi sforzi per i portatori. Eccoci di fronte, si scende, si posiziona proprio, dettaglio del posizionamento. Oh, e qui ci sarà il riposo ovviamente più lungo, quindi è una sorta di traguardo, un traguardo magari intermedio da un punto di vista della fatica, da un punto di vista concettuale invece è sicuramente il traguardo principale, perché con la benedizione di Monsignor Brigantini si chiude la parte ufficiale della sfilata, e poi come diciamo i misteri rientrano comunque verso il museo attraversando ancora altre strade, via Tellis e ancora via Roma, fino a raggiungere appunto via Trento, perché dopo dovranno essere disabitati, passatemi questo azzardo linguistico, in qualche modo cambieranno forma, resteranno appunto le strutture, ma con le testimonianze che si possono ricostruire in ogni momento per quanto riguarda lavoro e senza. Uno dei personaggi appunto è sul mistero di San Rocco, come diceva e dice spesso anche in redazione il mio collega e amico Giovanni Di Tota, San Rocco e Ucacciuniel, quando si deve indicare qualcuno che è perfettamente in continuità, in armonia con qualcun altro, a Campobasso si usa dire anche così, no? E poi ricordiamo anche questa mattina invece l'agnello, altro figurante animale senziente di questa sfilata, che più volte ha fatto sentire la sua vocina anche durante la celebrazione, e Monsignor Brigantini in maniera molto simpatica ha detto la natura ci parla, e la natura insomma che partecipa anche con appunto questi piccoli protagonisti. Applausi anche per gli stessi portatori, che un po' si dicono bravo, si ringraziano da soli, mentre quasi quasi arriva un incitamento da parte del pubblico ad arrivare fino
al termine anche per il mistero di San Michele. E qua Donzella, Donzella, vitenne, vitenne, è questa frase che viene ripetuta, lo ricordiamo, qua addirittura si va a pescare nel libro dell'Apocalisse come tema per quanto riguarda il mistero di San Michele, ma i diavoli, nonostante abbiamo percorso già diverse ore a bordo del mistero, ancora continuano nelle loro invettive, che poi abbiamo capito sono comunque simpatiche, tradizionali, certamente non mai minacciose. L'inquadratura si allarga piano piano a restituirci tutta la totale del palazzo di città, ma anche la piazza che si svela colma di gente, anche oltre gli alberi, di un verde molto carico, non dico inconsueto, ma certamente per il periodo in cui ci troviamo climaticamente, ci sono dei colori anche della natura un po' diversi, più freschi, che vanno evidenziati. Siamo in, quasi addirittura d'arrivo, San Nicola e poi il Sacro di Gesù, per chiudere questo quadro d'insieme che man mano si sta componendo. Il mosaico, lo ricordiamo, sono i 13 misteri che prendono dunque posto di fronte al balcone di Palazzo San Giorgio per ricevere la benedizione da parte di Sua Eccellenza Monsignor Brigantini. L'ultimo è arrivato, sta arrivando. Ecco, l'ultimo mistero, come abbiamo appunto sentito anche dalle voci, dagli effetti raccolti direttamente in loco, dopodiché ci posizionato quest'ultimo mistero si passerà direttamente alla benedizione e noi diciamo lasciamo ovviamente appena la benedizione verrà impartita da Monsignor Brigantini, chi conduce questa diretta appunto provvederà a stare a lasciare la linea totalmente diciamo, in audio e in video a quello che accade nella fase conclusiva e più di questa sfilata dei misteri 2023. L'identità della nostra città è tutta qui, nel Corpus Domini e nelle sue ingegnose meraviglie poggiate quasi 300 anni fa dal Bizzino. Ringrazio l'Associazione Misteri e Tradizioni per la consueta preziosa collaborazione. Sono misteri senza le urla, il sudore e la fatica di chi li porta a sfilare per le nostre strade. E non ci sono senza coloro che li animano, tra sorrisi, versi e qualche pianto di fatica dei nostri bambini. A tutti voi, anima e cuore della nostra storia, dico grazie per questi anni intensi ma bellissimi. Anni intensi ma bellissimi. Viva le serie, viva Campobasso!
anche grazie di loro cuore alle parole del signor sindaco, ma soprattutto io voglio dire grazie al Signore, ringraziamolo che non ha piovuto, grazie. È stata una vera meraviglia, una grazia infinita. Vogliamo benedire il Signore, questa è una storia di questa identità. Questi misteri sono veramente l'identità di una città, ma soprattutto grazie per l'arte, il messaggio spirituale e teologico che contengono. Grazie allora a tutti i misteri, veramente grazie. Come amo dire, come più volte ho scritto, i misteri contengono il mistero, poiché l'Eucaristia, che è il centro del Corpus Domini, non si può toccare, la storia e la tradizione ci ha regalato i misteri, delle cose che si possono dire e toccare su questo mistero. Ma il mistero è soprattutto la parola, l'Eucaristia vuol dire rendimento di grazia. Ecco perché la parola più bella che possiamo dire è la parola grazie, diciamo tutti insieme, grazie, più forte ancora, grazie, grazie veramente. Aggiungo le parole del sindaco, di grazie a coloro che hanno portato il prodotto per le bancarelle, fidando il tempo con ieri sera, un grazie ai commercianti, grazie veramente che ci hanno aiutato a rendere popolare questa festa. E un grazie vivissimo io voglio dire a coloro che nell'associazione mantengono viva. Grazie veramente all'associazione per tutto quello che ha fatto questa mattina e durante la processione. Grazie. Aggiungo una parola bellissima, la parola grazie diventa benedizione. Benedizione vuol dire dire bene ed è un invito nella nostra vita ad essere capaci di ringraziarci uno con l'altro, di parlare bene uno dell'altro, di essere capaci anche con le realtà più diverse, più complicate, a ringraziarli e a benedirli. E un grazie veramente allora io le dico a tutta la popolazione di Campobasso, grazie a tutti voi, a tutta la città. Vada un pensiero di preghiera e di intercessione per che finisca la guerra, non la guerra, non la guerra, diciamo le parole da questo luogo, da questa esperienza. Sì, invece la parola centrale dell'Eucaristia è la parola alleanza a livello sociale, politico, amministrativo, nelle realtà quotidiane, non le avversità, non le guerre, ma le alleanze, la stima reciproca. Paolo ti aggiunge, gareggiate nello stimarvi a vicenda, ve lo ripeto, gareggiate nello stimarvi a vicenda, portate in un altro il sorriso, la speranza e la cura. Ed è quello più grande che noi possiamo fare nella nostra città. Con il segno più grande che è il Padre spezzato per noi, il Signore ci regala. Aggiungo un grazie come vescovo a chi questo Padre consacrato ce lo regala. Grazie ai nostri sacerdoti, in particolare ai più giovani. Il sabato prossimo ordineremo un prete giovanissimo di questa città. Facciamo un applauso ai nostri sacerdoti. Regoli, è bello che veniamo qui a nome di tutti i preti che ci consacrano il pane eucaristico che diventa pane di vita, perché la festa dell'Eucaristia è la festa del pane di vita. Concludo con una frase meravigliosa, il pane viene dalla terra, come dice il nostro offertorio, tutto della terra e del lavoro dell'uomo.
è bello questo caso, tutto della terra. Perché ci sta quella frase questa mattina bellissima, in una scuola di un paese ho preso questa frase bellissima per loro giornalino. Coltiva il cuore, coltiva il tuo giardino e il tuo giardino coltiverà te. È bello, io coltivo la terra, il giardino e il giardino coltiva il cuore nostro. Questo è il senso profondo, coltivare uno con l'altro i cuori perché il nostro cuore sia un giardino. Grazie e viva il Ministero e viva il Campomastro. Allora, vogliamo raccoglierci un attimo in preghiera, proprio che questo giardino fiorisca in maniera stupenda. Il Signore sia con voi, vi accompagni, vi dia pace, al mondo intero, faccia crescere il Molise, renda bella sempre più bello del giardino la nostra città, e ci dia pace, Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E viva la città, viva il Ministero e viva la festa. Grazie. E con la benedizione termina anche la parte clou di questa sfilata, ma vediamo i misteri stanno già rientrando verso il museo e dovremo avere tra pochissimo anche l'intervista della collega Gabriella Laurelli che dovrebbe essere, se non sbaglio, con Liberato Teberino. Chiedo conferma alla regia se è così. No, mi dicono abbiamo 70 secondi per l'azienda e poi torniamo ancora in diretta.